chi salvi tra Thomas Maledetto e It? Non ci posso credere. Ok, adesso devo andare a casa, che devo andare a sistemare un paio di cose. Oh, Yumi, cosa c'è? Che c'è? È successo di nuovo. No. No, cosa è successo di nuovo? Oh no, per tutte le sciabolette, ti prego. Ma no, di nuovo, mio Dio. Chi salvi tra Thomas Maledetto e It? Non ci posso credere. Allora, allora. Non voglio giocare, no, no, non facciamolo. Neanche io voglio giocare, ma dobbiamo, altrimenti il nostro mondo viene corrotto da sti due idioti. Allora, aspetta un attimo, ok? Pensiamoci. Thomas Maledetto si va a scontrare nelle case e rompe tutto il server. E fa tutti i buchi. Esatto. It potrebbe all'inizio darti un po' di noia, ma secondo me dopo un po' si stanca. Quindi io direi di buttare Thomas Maledetto e salvare It. Ok. Che ne dici? Va bene? Ciao, Thomas. Ok, aspetta, aspetta un attimo. Oh cacchio, l'ha già fatto. L'hai già fatto. Un po' tardi. Cacchio, Yumi. Io devo salutare prima le persone. Ok, ragazzi, mi sbrigo. Mi sbrigo, ragazzi. Allora, devo salutare. Volvo Coca-Cola Frezzetta, Ilenia Lannone Frezzetta e Antonio Frezzetta. Ok, mi raccomando, rispondete a questa domanda. Voi chi avreste salvato tra Thomas Maledetto e It? Rispondetemi, eh. Ok, Yumi, dobbiamo stare attenti. Non lo so, dobbiamo nasconderci da qualche parte. Oh, cavolo, senti come ride. Ok, saliti di sopra. Di sopra, secondo me, non dovrebbe prenderci. Con tanta teoria. Sì, lo so. Il problema è che purtroppo questi mostri compaiono così talmente tanto a casa all'interno del nostro mondo. Oh cavolo, non vedo più niente. È dentro casa, l'ha lanciato da dentro la casa. Yumi, non uscire, cioè non entrare. Oh madonna mia, quanto sei brutto. Oh no, cavolo, che paura. Allora, oddio, fermiamoci. Allora, cosa non piace ai pagliacci, ai clown? Aspetta. Oh cavolo, cos'è questa nebbia strana, Yuyu? Oh, Yumi, cose strane. No, ci ha messo weakness. Siamo deboli. No, non possiamo combatterlo. Ma, oh cavolo, no, vattene via. Sto buttando le bozze di avvelenamento, Yumi. Porca miseria, scenditene. No, scenditene, Yumi, aiuto, che ci muori. Oh mio Dio, avrei pochissimi cuori, Yumi. Cavolo, sta dietro di te. Vieni. Ok, io chiuso la porta. Allora, pensiamo un attimo. Come possiamo uccidere It in qualche modo? Allora, pensaci, Yumi, non lo so, non sono l'unico. Ma i palloncini. Giusto. E allora? Cavolo, è lì in fondo, cavolo, è scomparso. Oddio. Mi sa che è scomparso. Potrebbe essere scomparso. Dietro di noi, guardiamoci le spalle. Aspetta, qualcosa che non piace ai pagliacci, ragazzi. Mamma mia. Cos'è che non piace ai pagliacci? Dai, i pagliacci piacciono a tutti. Oh no. Giusto, Yumi. Ai pagliacci non piacciono le cose serie. Quindi la scuola è tutto quello che ne deriva. Possiamo distruggerlo così. Ok, allora, parliamo seriamente. Allora, secondo la mia materia... Sì? No, non credo che possa funzionare così, ok. Vai, dentro casa di Ryan. Aspetta, dentro casa di Ryan. Vieni qua. Oddio, Ryan ancora ha lasciato qua, incustodito, questa sorta di letto serio. No. Fai finta di morire, così che io sono triste e non è una cosa felice, aspetta, va bene? Aspetta. Ok. No, Yuyu! No! Perché? È morta Yumi! Oh, no! No, ti prego! Perché Yumi è morta? Oh, no! È la cosa più triste che abbia mai visto in tutta la mia vita! Porca miseria. No, Yumi. Continua. Yumi, perché? No, adesso come farò io? Oh no, se ci fosse magari qualcosa che potesse farmi ridere per via del fatto che c'è It, io non posso più ridere. Oh no, It sicuramente non ha fatto il suo dovere. Perché, Yuyu? Oh no, sta mettendo dei palloncini. Ma la cosa mi rende ancora più triste, perché io mi sto per morire. It, è colpa tua, It. Non hai fatto il tuo dovere, ovvero quello di far ridere le persone. Mi dispiace. Ok, Yumi, stai impazzendo. Okay, credo che tra non molto scompare. Ah, sì? Esploso! Okay. Esploso!
che esploso, è impazzito. Guarda, ha lasciato dei fiori. Aspetta, vediamo. Dovrebbe scomparire però la pioggia e il cielo. Aspetta. Aspetta, togliamo i palloncini. Giusto, ok, sì. Sì, Yumi, ha funzionato. Sì. Oh, meno male. Che bello. Oh, meno male, meno male. È la cosa migliore che poteva capitarci. Cavolo, perché non ci ho pensato prima? Ai pagliacci non gli piacciono le cose tristi. Ah, cacchio. È vero, è vero. Ok, perfetto. Ascolta, però, dato che abbiamo capito che con It non possiamo vivere, dovevo provare per forza con Thomas. No, dovevo necessariamente provare con Thomas. Ciao, Yumi, mi dispiace. Ok, It, mi dispiace, ma devo buttarti via. Via. Ok, ti butto pure i pagliacci, cioè i pagliacci, i palloncini. Sei scomparso. Oh, cavolo, ok. Ora il vero problema è... No. Secondo me lui non fa nulla, eh. Dici, sì, secondo me non fa nulla. Ok. Sta fermo anche perché non ci sono rotaie. Non credo che possa andare avanti anche senza le rotaie. Cioè, potremmo con le rotaie. Potremmo convivere con lui allora. Effettivamente sì, magari sarà bloccato da qualche parte senza dar problemi a nessuno. Oh cavolo, sta dietro di te. Yumi, sta dietro di te. Sta dietro di te. Yumi. Oh mio Dio, no, sta bloccando tutto. Di già, sta iniziando, no, il mondo. Oh no, pensavo che non riusciva. Aia. Oh mio Dio. Dobbiamo risalire, altrimenti questo qua ci fortifica di sotto. Ok, vai. Sbrigati. Questo. Dove è andato? L'altra volta era più tranquillo. Oh no, guarda, lo sto rovinando tutto l'ambiente, tutte le magliette pure. Non ci credo. Oh no, la casa di Crucco. Vuole prendere casa anche Crucco. Oh no, corri, vuoi andare via. Ti stai investendo. No, ti prego, tutto tranne che casa mia. Brutto tranne che casa mia. Io mi dovevo trovare qualcosa per fermarlo. Sta andando a casa tua. Lo so che sta andando a casa mia. Io mi lo vedo bene. Allora ascolta, dobbiamo trovare un modo per fermarlo. Non c'è un come. Dobbiamo fermarlo per forza. Questo qua non può andare in giro a fare tutto quello che vuole di testa sua. Che cosa gli hanno fatti a Thomas? Ma io che ne so, non lo so. Il carbone, no, lo mangia il carbone. Ma sicuramente il carbone lo mangia. Cos'è che non piace a Thomas? Aspetta un attimo, è un treno. Hai treni? Sicuramente verranno molto molto brutto il fatto di vedere degli arnesi per i treni, per smontarli. Quindi, vero. Che ne so, tipo delle... delle chiavi inglesi, ricordi, dei martelli. Sì. Crucco per togliere Lunar aveva fatto un missile. Un razzo, sì. Dovrebbe averlo, esatto. Usa i suoi arnesi. E gli attrezzi ce li ha lui. Magari sì, li ha. Magari lo possiamo, non lo so, se prendiamo un martello e glielo diamo in testa, magari gli fa danno. Oh cavolo, esatto, lì stanno in giro. Stanno in giro. Oh cavolo, basta. No, però sta andando lui. Cacchio. Sarà sopra. Sali sopra le scale. Da qua, dai, che non le sta distruggendo. Yumi, sbrigati. Eccomi, non trovo più l'uscita. Qua, dove cavolo sei, Yumi? Eccomi. Dove eccoti? Madonna, quanto perdi troppo tempo, Yumi. Sali sopra. Allora, dobbiamo. Qua. Vediamo, cerca. Sicuramente saranno da qualche. Mannaggia, sono sceso io. Ok. Ah, qui non c'è niente. Ok, Yumi, trovato. Sì? Sì, abbiamo delle. Un martello. È una chiave inglese. Okay. Ok. Magari sì, diamo colpi di queste cose. Magari potrebbe funzionare, Yumi. Proviamo. Andiamo a smontarlo. Ok, andiamo. Dai. Oh, gli facciamo danno. Gli facciamo danno, Yumi, con queste cose. Gli facciamo danno. Vai. Dai, stiamo facendo danno. Magari la volta buona è che riusciamo a distruggere qualche cosa. Mamma mia, magari riusciamo a distruggerli entrambi, Yumi. Sulle ruote. Lo sto facendo, ma non muore, Yumi, non muore. Meno. Lo stai facendo, tu lo stai facendo, vai, aiutami. Sì, dai, è morto. Cosa? Oh mio Dio, abbiamo vinto. Sì. Abbiamo visto il famoso maledetto. Aspetta però, il tempo è ancora questo. Ma in teoria dovrebbe andarsene tra non molto. Non lo so. Non è che magari... Ok, perfetto, sono andato. Sì. Ok, ci abbiamo fatta. Oh mio Dio. Andiamo a vedere se i buchi sono stati bloccati. Credo che siano adesso chiusi. Speriamo, li abbiamo distrutti entrambi. Corri. Ecco, sì, Yumi. Sì, ce l'abbiamo fatta, Yumi. Ecco, allora non è un obbligo. Possiamo... Se riusciamo a distruggerli entrambi, la maledizione finisce nel mondo. Meno male, però adesso chi lo ripara tutto questo? Oh cavolo,
È un casino.